Salve e ben ritrovati nello spazio dedicato al pediatra di fiducia. Oggi col dottor Paparone parleremo di australiana. Diciamo che siamo proprio, possiamo dire che abbiamo raggiunto il picco. Siamo nel picco sicuramente dell'epidemia, un'epidemia che è molto aggressiva, con sintomi che persistono anche per 10-15 giorni, e con un andamento caratteristico. Nella maggior parte dei casi è caratterizzata da 2-3 giorni di febbre molto elevata, nei bambini raggiunge anche temperatura di 40-41 gradi, e dopo 3 giorni circa, terza o quarta giornata, la febbre diminuisce, aumenta la tosse che diventa quasi insopportabile, non fa dormire. E dopo altri 2-3 giorni di interruzione della febbre, in genere c'è una nuova ondata febbrile che dura altri 2-3 giorni. E bisogna ben chiarire che per l'influenza c'è ben poco da fare. Valgono sempre i rimedi della nonna, ci si sta corrigati, ci si beve abbondantemente, e l'unica cosa che va utilizzata sono i farmaci antipiretici. Non serve a nulla utilizzare i cortisonici, non serve a nulla utilizzare gli antibiotici, perché abbiamo una malattia virale e non batterica, ma come sempre queste indicazioni non vengono rispettate, e la maggior parte di persone con l'influenza vengono sovraccaricate di si sovraccaricano di cortisone e di antibiotici, che sono perfettamente inutili e anzi possono protrarre una malattia, perché determinano una caduta delle difese. Come abbiamo sempre detto, il cortisone è un immunosoppressore, e dunque se uno ha un'infezione sicuramente non deve deprimere il sistema di difesa. La terapia, come abbiamo detto, è la tecbirina. Bere abbondantemente è una cosa importantissima, specialmente per i bambini. I bambini, quando hanno una febbre alta, tendono a bere poco e a mangiare poco. Mangiare poco, bisogna facilitare dal punto di vista alimentare i carboidrati, in modo tale da evitare il classico acetone. E poi l'acqua. Offrirla anche goccia a goccia, ma è importante, perché se manca l'acqua non può scendere la temperatura, e dunque il rimedio principale è far bere i bambini. Mettersi con pazienza, goccia a goccia. E un bambino con febbre deve stare in un ambiente non surriscaldato, non deve essere ipercoperto, perché se uno è ipercoperto ha difficoltà a disperdere la temperatura, e dunque coperto è il minimo indispensabile. Se la tachipirina lascia la febbre un po' più alta, può essere utile una doccia tiepida. La febbre alta non è un segno di rischio o di pericolo, è soltanto un fastidio ed è la risposta del nostro corpo ad un'aggressione da parte di un agente infettivo. Il nostro corpo aumenta la temperatura, e aumentando la temperatura distrugge l'agente, il virus o batterio, che ci sta aggredendo. E dunque avere la febbre alta non è nulla oltre ad una normale fisiologica risposta del nostro corpo a un'aggressione esterna. Non è che la febbre deve scendere per forza, anzi tenerla alta riduce il periodo di malattia. Per la tosse che non lascia davvero riposo, cosa fare? C'è ben poco da fare. È una tosse da iperproduzione di muco a livello nasale, dunque con scolo nel retro faringe. Io consiglio ai miei pazienti, almeno quelli che hanno sopra l'anno, di utilizzare le docce nasali, in modo tale da cercare di allontanare il più possibile questo muco dal naso. Ma in realtà per 2-3 giorni la tosse è veramente insopportabile, e qualunque rimedio non dà gli esiti aspettati.